spiegare. Iniziamo nel presentarvi il materiale occorrente. Qui di fronte a voi avete sei tipi di colori, come già avete visto nella presentazione del nostro progetto: il giallo, il nero, il viola, un bel punto di viola, solo che tramite il sole sembra molto più chiaro e più spento come colore, un bel azzurrino, poi abbiamo il colore argento e il colore oro. Allora, io vi lascerò giù nelle box info i vari tipi di materiale. Questo è il nostro Giglio Cotton, che sinceramente al momento non è disponibile perché sta andando a Ruba, ma vi lascerò altri tipi di filato che potrete usare per la realizzazione dei vostri bijou, oppure detto in italiano collane, orecchini, bracciali e quant'altro. Poi andremo ad usare il nostro camelia in colore argento e oro. Poi avete bisogno delle monachelle, due tipi di due monachelle, queste qua, un pennello della colla Vinavil. Io non faccio vedere la marca perché sinceramente uso proprio la Vinavil, perché è molto trasparente quando si va ad asciugare il lavoro. Non avendola, sto usando in alternativa questa, che è sempre comunque una colla vinilica. Un uncinetto numero 2. Avete poi bisogno delle pinze che vi serviranno per mettere la monachella nel nostro orecchino, e credo sia tutto, non ci occorre nient'altro. Vi volevo dire che con questo progetto realizzeremo un accessorio molto molto bello e utile, quindi tenete bene in mente questa lavorazione e poi faremo veramente qualcosa di molto carino. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, se logicamente vi fa piacere, vi piacciono i miei video, e lasciate un bel pollice in su. Allora, io il mio lavoro lo inizierò con il colore nero e andrò poi ad alternare facendo ad esempio una fila di nero, una fila di giallo, poi nuovamente il nero e poi il viola. Ma la scelta dei colori, la dimensione sia degli orecchini che del ciondolino della nostra collana o girocollo, è a vostra scelta. È un progetto veramente facilissimo da realizzare. Io ci ho creato anche una presina molto utile in cucina. Vi lascerò anche giù nelle box info il link dove vi mostra due varietà di lavorazione. Una è quello che stiamo per realizzare adesso con i nostri bijou, e l'altra invece con delle semplici maglie basse, quindi con un'unica maglia, diciamo, lavorate due tipi di avete due tipi di lavorazione. Ok, mie care, una cosa che mi sfuggiva di dirvi: per il girocollo potete usare questo che a vite, vedete, questo semplicemente va messo qui e va chiuso in questo modo, oppure potete crearlo semplicemente ad uncinetto, oppure potete rivestirlo. Questa è una vostra scelta, è veramente molto da scegliere, insomma, ecco, avete molte varianti, potete fare anche una spighetta rumena, insomma, c'è veramente tanto da fare, magari lo faremo poi insieme. Allora, iniziamo il nostro progetto prendendo il filato nero. Ah, un'altra cosa, la forbice, mi raccomando, che sarà molto utile in questo progetto. Una volta che poi noi ne faremo uno insieme, e poi il resto, ripeto, lo potete fare da soli, in quanto è sempre un ripetere di giri, e la dimensione la scegliete voi. Quanto più file lavorate, più grande uscirà il lavoro. Allora, come prima cosa abbiamo bisogno di fare un giro per creare il nostro punto base. Quindi facciamo una catenella, un'altra catenella. Nella prima catenella andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi la prima, la seconda e la terza. La terza non la andiamo a chiudere perché dobbiamo incorporare il nostro prossimo colore, che nel mio caso sarà il mio camelia oro, che lo andrò a lavorare doppio. Perché? Perché è un filato molto fino, quindi per arrivare allo spessore del mio cotone lo andrò a lavorare doppio o triplo, dipende sempre dal filato logicamente che usate come base, in questo caso il nero. Quindi metto il filo doppio
E vado a fare, a riprendere nuovamente il filo perché mi è scappato di mano. Il bello della diretta è anche questo. Ah, mi avete chiesto se farò delle dirette? Beh, sicuramente sì, con dei progetti magari facili, no? Veloci da realizzare. Questo comunque se lo andrò a fare, farò un piccolo video e vi avviserò quando sarà fatto. Allora, io cosa faccio? Questo è, vabbè, questo è il filo d'inizio. Questo è il filo che stavo lavorando. Allora, faccio in questo modo. Attacco il filo oro, mi raccomando, l'attaccatura sarà uguale per tutti i restanti colori. Caccio il filo sull'uncinetto e prendo nuovamente il, diciamo, il filo di inizio, no? Perché? Perché io vado a fare una maglia bassa lavorandoci, diciamo, le codine, perché così vado a bloccare in modo più sicuro il filo. Ora tiro il filato nero in questo modo e lo vado a tagliare. Lasciatene un pezzettino perché vi faccio vedere subito il motivo. Quindi tolgo questo, vado a girare e ora andremo a lavorare a maglie in coste avanti. Che vuol dire? Quindi io prendo entrambi, sia questo oro che questo nero, li porto al lavoro avanti, tirate leggermente quello nero. Faccio questo movimento, prendo il filo, faccio una catenella d'inizio e prendo l'asola dietro. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Ecco qua. Prendo l'asola dietro del lavoro, quindi questa, non entrambe come facciamo di solito per la maglia bassa, ma solo quella dietro, e vado a cacciare il filo sotto entrambi i filati. Perché? Perché lo vado a bloccare man mano che vado a lavorare. Va bene? Nella seconda maglia d'inizio, mi raccomando, tirate un pochettino entrambi i fili perché poi si vanno ad allineare qui al lato. Nella seconda maglia bassa, quindi qui, andrò a prendere sempre l'asola dietro, quindi non tutte e due le asoline, ma solo questa dietro. Questi fili li metto nuovamente sotto in questo modo, prendo il filo e lavoro la prima, la seconda. Vedete, io questi fili stanno sempre sull'uncinetto perché poi vengono lavorati sotto e vengono bloccati per bene. E la terza maglia bassa, sempre nello stesso punto, quindi nella maglia centrale del giro sottostante. Quindi tenete conto che, vi faccio vedere un attimino, una, due e tre. In questa centrale andrà lavorato sempre il nostro aumento. Quindi se volete mettete un marcapunti, vi basta anche una spilla. Vi faccio vedere subito così magari, essendo un lavoro piccolo, finché non si va ad allargare un pochettino, avrete magari la difficoltà, no, di vedere la maglia centrale. Quindi in questa centrale, la prima, la seconda e la terza, quindi qui nella seconda mettiamo il nostro marcapunti. Io in questo caso ci sto mettendo una spilla. E nell'ultima maglia lavoro sempre una maglia bassa a costa avanti, prendendo i due filati. Non la vado a chiudere perché vado ad allegare il prossimo colore, che nel mio caso è nuovamente il nero, perché vi ho detto faccio una riga di colore, una riga di nero. Prendo nuovamente il filato e faccio la stessa operazione che ho fatto prima. Mantenete magari con le mani questi filati perché all'inizio è sempre un po' scomodo, sapete, qualsiasi tipo di lavoro. Cacciamo il filo. Con il pollice teniamo bloccati i filati sotto il pollice, mentre poi vado a fare la prima maglia, la prima catenella, prendendo anche questo filo di inizio. Quindi questi li vado a tirare e a stringere per bene. Ora, quali sono i fili che dobbiamo lavorare? Se voi andate a tirare, vedrete che questo è il filo della parte che abbiamo fatto prima, e questo è quello invece della parte lavorata ora. Quindi
Gli altri due precedenti, questi due li possiamo tagliare perché comunque una volta che andremo a dinamitare il lavoro non sfuggiranno più. Voi se volete li potete lasciare anche lunghi, ripeto, i primi giri sono più complicati. Allora tiro sia quello dorato che questo. Va bene? Faccio questo modo, giro nuovamente il lavoro e lavoro una maglia. Vediamo se tolgo la spilla per farvi vedere meglio. Bassa, proprio nella prima, qui dove abbiamo attaccato il nero, prendendo la solina dietro e lavoro nuovamente sotto i miei filati d'inizio. Se voi non vi trovate bene, magari li potete lasciare, li potete fare in un secondo momento, ma sinceramente è meglio bloccarli perché altrimenti il lato del lavoro andrà ad allargarsi. Mentre così, guardate, è tutto uguale. Nella seconda maglia, quindi qui lavoriamo una maglia bassa prendendo la solina dietro. Noi nella maglia blu, si è inciampata la lingua, nella maglia proprio qui dove c'è la spilla è il centro del nostro lavoro, la spilla, il marcapunti, come lo vogliamo chiamare, e lavoreremo nuovamente 3 maglie basse a costa dietro, quindi prendendo solamente la solina davanti. E questo è veramente un ripetere di giri ed è il lavoro molto molto semplice, magari è molto più difficile farvelo vedere in un video anziché lavorarlo. Ora vado a tagliare i fili d'inizio perché comunque ormai li ho fermati e non mi servono più. Ok, e nelle maglie successive lavoriamo nuovamente le nostre maglie basse. Mi raccomando, fate attenzione nei primi giri, ma anche in quelli successivi, perché qui la maglia si nasconde. Vedete? Eccola qui. Quindi prendete la solina, puntate, filo sull'uncinetto. E ora vado ad attaccare il mio prossimo colore, che nel mio caso è l'azzurro. Quindi taglio subito lasciando la codina, che poi andrò a fermare, non a firmare, a fermare nel giro, come abbiamo fatto prima. Quindi inserisco l'azzurro, faccio la prima catenella subito prendendo entrambi i fili, quindi quello della codina e quello che sto per lavorare. Tiro la codina precedente, il nero, prendo entrambe, le fermo sotto il pollice. Ah, un'altra cosa, quando andate a fare il giro, marcate nuovamente il centro, quindi la terza, la seconda, scusate, la prima e la seconda maglia, questa è la terza, quindi nella seconda mettete di nuovo il marcapunti. Se riuscite a individuare la maglia senza problemi, non c'è bisogno di metterlo, è giusto una sicurezza in più. Rivolgo il lavoro verso di me e facciamo nuovamente una maglia bassa nella prima solina. Prendo il filo d'inizio, quindi le mie codine, e lavoro le maglie. Purtroppo con il nero si vede poco bene, ma comunque credo, eccola qui, la solina dietro. È anche scomodo perché comunque essendo maglia bassa non si vedono tanto tanto le maglie. Vedete? Quindi una maglia bassa rilievo avanti per tutte le maglie. Taglio le mie codine e nella maglia successiva, quindi dove c'è il marcapunti, perché questa l'abbiamo lavorata in quella successiva, proprio qui lavoro 3 maglie basse. Ecco perché magari vi serve il marcapunti, anziché andare ogni volta a vedere dove sta, così potete individuare subito la maglia. E spostatelo nel giro successivo, quindi la prima e la seconda. Se volete, vi do un consiglio, mettete la spilla sempre sulla maglia dietro, perché? Perché nel voltare il lavoro noi andremo a lavorare queste maglie, quindi non c'è bisogno di spostare la spilla, ma ci potete tranquillamente lavorarci anche se la spilla sta già puntata, perché mettendola lì dietro a noi occorrerà il lavoro avanti. Quindi, mie care, continuiamo. Asola dietro, maglia bassa, asola dietro, maglia bassa, e
l'ultima maglia che si nasconde benissimo, si fa nuovamente lo stesso lavoro. Si caccia il filo, vado a tagliare l'azzurro che a me non serve più, servirà successivamente, e vado ad inserire nuovamente il mio filato nero. Ripeto, la scelta dei colori è a vostro gusto. Caccio il filo, prendo la codina e il filato che sto usando per lavorare e passo attraverso la solina, così ho fissato il filato, tiro e si rigira nuovamente, fissando con il pollice i filati che le codine, così ci capiamo meglio, e nella prima maglia dove abbiamo attaccato il filato nero si lavora una maglia bassa a coste dietro. Tiriamo sia l'azzurro che il nero e continuiamo in questo modo, quindi asolina dietro, maglia bassa, asolina dietro, maglia bassa, asolina dietro. Vedete, quando arriviamo qui, nonostante abbiamo la spilla, non ci dà nessun fastidio perché noi andremo a lavorare l'asola dietro, quindi la possiamo tranquillamente lasciare. In questo punto lavoriamo nuovamente il nostro aumento 1, 2 e 3. Ed è questo che rende il lavoro, che fa allargare il nostro lavoro, no? Il nostro aumento al centro. Ed è molto importante fare attenzione a non dimenticare di fare questo, altrimenti il lavoro non viene bene. Quindi nuovamente il marcapunti lo andiamo a mettere nella seconda, la prima e la seconda. Sempre la maglia. La solina dietro e nuovamente andiamo a lavorare maglia bassa su maglia bassa prendendo l'asola che troviamo di fronte, anzi dietro la fila. Questa è l'ultima maglia bassa, fate veramente attenzione. Cacciamo la solina, taglio il mio filato e vado ad inserire il filato giallo. Vedete, è veramente molto semplice e vi garantisco che, scusate, il prossimo progetto che andremo a realizzare insieme sarà veramente molto molto bello. Inserisco il filato giallo, lavoro la prima catenella prendendo entrambi i fili, tiro il nero, tiro il giallo e volto il lavoro. In questa maglia dove abbiamo inserito il filato giallo lavoriamo prendendo sempre le codine d'inizio e poi le vado a tirare perché abbiamo così il nostro lavoro esce bello dritto. Ok, e continuiamo nuovamente a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante fino sempre prendendo l'asola avanti a noi, fino ad arrivare al centro. Ecco qua, vi faccio vedere, questa è la prossima che va lavorata semplice. Tagliamo i nostri fili e siamo arrivati nuovamente al nostro marcapunti dove andremo a lavorare 3 maglie basse nello stesso punto. Spostiamo, eccola qua, vedete? Noi l'abbiamo sul davanti, invece dietro andiamo a lavorare una, due e tre. Sposto nuovamente il marcapunti sulle maglie dietro e questo ora lo andiamo a fare fino ai giri che noi vogliamo, quindi non c'è da dire magari 1, 2, 3, no, fatelo finché magari raggiungete la dimensione dell'orecchino, dell'anello o del ciondolo per la collana che voi desiderate, quindi quanto più lavorate più grande uscirà il lavoro. Mi raccomando, attenzione alla maglia, taglio e inserisco nuovamente il filo nero. Allora, mie care, io termino questo lavoro, poi vi faccio vedere quanti giri. Ecco qua, iniziamo questo. Tiriamo nuovamente entrambi, voltiamo e continuiamo a lavorare. Il prossimo step sarà quello di inamidare il nostro
non in amidare, scusate, indurire il nostro lavoro, perché comunque se li lasciamo morbidi i nostri orecchini vanno ad urtare magari sul collo, sul viso, tenderanno a piegarsi, mentre facendo una piccola miscela leggera di colla e acqua possiamo indurirli un pochettino, giusto per farli comunque rimanere nella loro forma. Vedete quanto è facile, mie care? Mi raccomando, se vi piacciono i miei video, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo tale che poi potete ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Io sono arrivata alla mia metà, dove andrò a lavorare 3 maglie basse nello stesso punto di base. Ok, miei cari, continuiamo in questo modo. Fatelo tanto grande quanto volete e noi ci rivediamo alla fine del lavoro. Allora, miei cari, io ho finito la base per la mia collana. Questo è di un orecchino, ne realizzerò un altro negli stessi giri, quindi vi contiamo insieme quanti giri ho lavorato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 per gli orecchini. Mentre, scusate, per questa grande sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 giri. Io ho messo già una monachella nell'orecchino, l'altra la mettiamo insieme. E poi andiamo ad inamidare, oh mamma mia, non inamidare, ad indurire il nostro lavoro. Allora andiamo semplicemente a spingere in alto questa pallina che c'è qui sulla monachella, vedete questa qui? Apriamo sempre con una pinza la nostra punta e inseriamo in questo modo. Quindi la parte bella, diciamo, dell'orecchino va avanti logicamente. Fatto questo, chiudiamo semplicemente in questa maniera. Spingiamo nuovamente giù questo ferro decorativo e il gioco è fatto. Allora, un'altra cosa che vi volevo dire. Ah no, guardate, ho fatto un errore, ho messo nella parte grande, quindi nel ciondolo della collana, del pendente, come lo vogliamo chiamare, ho sbagliato pezzo. Una cosa che vi volevo dire. La parte bella del lavoro è quella logicamente dove sembrano di più i colori, perché c'è la parte dietro. Io intanto che parlo vi cambio il pezzo, allora vi faccio vedere subito. Scusate, però ecco qua. Allora, la parte bella, ripete, dicevo che è dove sembrano di più i colori, quindi questa qui, mentre se andiamo a voltarla, guardate. Questo è il davanti e questo è il dietro, quindi sarebbe più scura, più brutta. Poi, in base a quella che scegliete voi, potete comunque inamidare, indurire il lavoro. Allora, qui di fronte ho un pezzo di polistirolo, quello classico dove si vanno ad applicare sulle torte, sotto le torte. L'ho rivestita con pellicola in modo tale che quando si asciughi il lavoro non vada a appiccicarsi sul polistirolo, altrimenti butteremo tutto il lavoro. Quindi cosa facciamo ora? Io ho questo bellissimo barattolino di Nutella, piccolo piccolo, che ho lasciato apposta per questi lavori. Vado a mettere un goccino di colla vinilica, veramente poca perché non ne serve tanta. Aggiungo poco poco di acqua, giusto per diluire un pochettino. Vi faccio vedere, guardate. Veramente un goccino. Misceliamo il tutto e andiamo a fare una piccola spennellata dal rovescio del lavoro in questo modo. Quindi prendiamo l'orecchino, lo mettiamo sul rovescio e andiamo a spennellare in modo veramente molto veloce. Non deve essere proprio rigido il nostro lavoro, basta che sia comunque che mantenga un pochettino la forma, no? Che non vada a piegarsi quando andiamo ad indossarla. Se voi lo vedete morbido, potete tranquillamente evitare saltare questo passaggio. Quindi io vado a spennellare il tutto
e aspetto affinché si asciughi. Oggi sinceramente da noi fa talmente caldo che credo che in 5 minuti è già asciutto. Ecco qui, vedete? Non so se, non ricordo se ve l'ho già detto prima mentre lavoravo, per coloro che sono allergici al nickel, perché purtroppo sono in tanti, potete spennellare questa parte della monachella con lo smalto trasparente. In questo modo avete una protezione e quindi non, il metallo non va ad avere contatto con la pelle. Ok, io continuo a fare il resto. E poi ci rivediamo per proseguire il lavoro sulla collana. Quindi andrò a farvi vedere una cosa. O facciamo semplicemente l'aggancio del nostro pendente sulla catenina che vi ho fatto vedere prima, oppure ne possiamo realizzare una spighetta romena, oppure con della catenella. Questa è una scelta. Potete fare anche magari delle maglie alte e fare un girocollo che va proprio sulla gola, quindi io do delle idee e poi magari sta a voi scegliere il modello che più vi piace. Quindi io continuo e ci rivediamo subito appena finito. Mi raccomando, una volta terminato di usare la nostra colla, sciacquate per bene anche con acqua fredda. L'importante è che nel pulire il pennello andate a premere in questo modo nel momento in cui andate a sciacquare, così tutta la colla che c'è all'interno va tolta. Allora, io vi propongo l'alternativa: anziché lasciare magari la base, no? La collanina, quella che abbiamo visto prima, che si chiude con la vite in questo modo, se non la volete bianca, potete rivestirla con qualsiasi tipo di colore. Questo è veramente raso al collo, così come avete visto nell'anteprima. Come facciamo? Come fare? Allora, io ho un metodo molto semplice, lascio magari questa chiusa che è più facile farvelo vedere. Prendo il filato, in questo caso io prendo il nero, e vado a fare un nodino, un semplice nodo. Va bene? Che poi magari, una volta finito il lavoro, potete fissare per bene con un po' di atta, con pochissima colla a caldo, insomma qualcosa che non sia visibile. È uguale da quale parte iniziate. Io ho iniziato dalla parte che è fissa, quindi non dall'apertura, ma dall'altro lato. Allora, come possiamo fare? Io ripeto, l'ho lasciato bianco, come avete visto, cioè senza nessun tipo di filato. Io mi sono È rimasto il filato rimpigliato dentro. Ok, allora incominciamo subitissimo. Potete mettere subito un po' di colla, ripeto, e far aderire per bene. In questo modo prendete le due parti del filato per qualche secondo, in questo modo. Poi dovete fare così. Allora prendete il filato, passate sotto la vostra collalina, mettete pollice, ma le faccio rivedere perché ero lontana dalla camera. Lo facciamo finta che questo sia fisso qua, ok? Che io mi ho messo già un po' di colla. Prendiamo il filato e facciamo questo movimento: pollice indice sotto il filato, la nostra collanina in questo caso è sopra il filato. Va bene, e facciamo questo movimento e tiriamo. Ora, se andiamo a fare la stessa cosa, guardate come abbiamo fatto ora, il punto viene vuoto, cioè la nostra base rimane di fuori. Quindi dobbiamo alternare. Una volta prendiamo il filo sopra e una volta il filo sotto. Allora, ripetiamo, rifacciamo questo dalla parte sotto. Faccio vedere, casomai. Questo è il nostro cappietto, mettiamo le dita, passiamo sotto la collana, prendiamo il filo, tiriamo, in questo modo si è messo sotto l'unghia il cotone, meno male che ce l'ho corta, e andiamo semplicemente a stringere. Ok? Ora, vedete, ecco perché vi dicevo di fissarlo prima, altrimenti si fa a muovere e poi non esce bene il lavoro.
Ora passiamo sopra, quindi mettiamo pollice e indice nel filato, passiamo in questo modo e tiriamo. La stessa cosa si ripete andando sotto la collana. Io sto tirando con l'indice il filo in modo tale da chiudere il cappietto. Ora nuovamente passiamo sopra, stringete il cappietto e di nuovo sotto. Magari non lo fate tanto largo il cappietto, cercate di mantenerlo sempre più piccolo. Come possiamo fare? Semplicemente tirando il filo che abbiamo sulla nostra sinistra e il cappietto si riduce nuovamente piccolo. Allora, ora nuovamente sopra e sotto. Quindi dovete alternare una volta verso sotto, una volta verso sopra. Vi uscirà una specie di spighetta rumena fatta in questo modo. Almeno a me piace tanto, però ho preferito lasciarla poi semplice la mia collanina, vedete, è veramente molto semplice. Quindi sotto, sopra, passiamo sotto, passiamo il filo, passiamo sopra, passiamo il filo, e questo per tutto il resto della collana. Allora vi faccio vedere più o meno come esce. Ecco qui, tenete conto che questa adesso è larga, no? Logicamente man mano che poi andate a lavorare deve rimanere bella piena, quindi dovete spingere verso dietro e continuare il lavoro. Nuovamente sopra. Ecco qua. E nuovamente sotto. E così si continua per tutto il resto. Stringete per bene, mi raccomando. Vedete, è veramente molto semplice, solo che è un po' scomodo, quindi magari la potete fare anche con l'uncinetto questa operazione, per carità, alla fine. Questo sarebbe il risultato finale quando l'andiamo a, diciamo, a spingere per bene. Se riusciamo, visto che il nero non si vede tanto tanto bene, vediamo poco poco se riesco a mettere a fuoco per bene. Ecco qua. Ok? Se magari invece non volete farla in questo modo e la volete fare con l'uncinetto, posso farvi vedere anche come fare con l'uncinetto. È un gioco sempre di prove, no? Ognuno prova e vede poi magari quello che gli piace di più. Quindi prendiamo sempre il solito cappietto, il nodino fatto, prendiamo il filato, lo portiamo su, lavoriamo la maglia. Nuovamente andiamo giù, filato sull'uncinetto e lavoriamo la maglia. Filato giù. Quindi sono due alternative che voi potete usare per fare questo lavoro. Va bene? O lo prendiamo in questo modo, o lo prendiamo in questo modo, il lavoro è sempre uguale. Però se iniziate magari prendendolo in questo modo, continuate in questo modo, altrimenti il lavoro, il risultato potrebbe, insomma, cambiare, no? E niente, mi care, queste sono le due alternative che io avevo da proporvi. Ripeto, è bello senza, cioè in puro, diciamo, ed è bello anche in questo modo, dipende voi come lo volete avere. Potete farne magari anche multicolor, nel senso che cominciate con il nero e poi utilizzate gli stessi colori che avete utilizzato per fare. Quindi puntiamo, andiamo sotto la collana, prendiamo il filo sopra e lavoriamo la nostra maglia. Ecco qua, questo è magari è un lavoro più pulito rispetto a quello che abbiamo fatto prima con le dita. Poi magari la variazione è anche questa, no? Magari girare, avvolgere, guardate.
E avete questo risultato, non è un risultato liscio. Se volete una maglia liscia la lasciate così. Quindi a voi la scelta di come rivestire il vostro filo. Allora io vi ho già detto che l'ho lasciato semplice, quindi non sono andata a rivestirlo. Un'altra opzione è fare proprio la base. Anziché usare questi, magari per chi non ce l'ha, io vi faccio vedere la lunghezza della base, giusto per rendervi un po' conto, insomma, della lunghezza della collana. Allora, vediamo un pochettino. La lunghezza esatta è di 46 centimetri, incluso la chiusura. Quindi potete fare anche un'altra cosa, vi faccio vedere, e magari alla fine metterci un bottoncino, anche di un bottoncino a pressione, un bottone semplice che poi andrete a mettere a chiudere nelle catenelle. Allora possiamo fare in questo modo. Avviamo una catenella, il cappietto, scusate, poi facciamo la prima, la seconda e la terza catenella. Puntiamo nella seconda, lavoriamo. In questo modo lasciamo l'asola sull'uncinetto, lavoriamo la prossima, lasciamo l'asola sull'uncinetto, chiudiamo nelle prime due, magari aspettate un attimo, ve lo faccio vedere con il filato giallo, così è più chiaro nell'immagine, perché con il nero è sempre scomodo farvi vedere. Quindi ricominciamo, giriamo, facciamo il cappietto. 1, 2, 3 catenelle, puntiamo nella seconda, asola sull'uncinetto, nella terza, asola sull'uncinetto, chiudiamo le prime due e nuovamente le prossime due. E si ricomincia. Puntiamo l'uncinetto nella prima asolina di fronte a noi, questa qui. È molto chiara, si vede veramente bene. Quindi puntiamo, prendiamo un filo sull'uncinetto e nell'asola che sta qui laterale. Filo sull'uncinetto, chiudiamo, passiamo tra le prime due, passiamo nelle prossime due. Vedete? E le nostre asoline sono queste, una e due, sono sempre quelle che andremo a lavorare fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una e due, e si passa sempre attraverso le due asole. Una e due. Una cosa molto importante, cercate di avere il filato sempre teso nella stessa maniera, perché se andate a tirare magari all'inizio di più e in mezzo di meno o viceversa, il lavoro non esce uguale, quindi uscirà una, diciamo, una collana, una maglia non proprio dritta. Vedete, è veramente molto semplice. Ecco qua, questo è un modo molto carino per fare, insomma, una collana più particolare. Una volta che avrete finito, cosa dovrete fare? Mettiamo, io ho raggiunto i 50 centimetri, 60, quello che volete. Dovete fare questa operazione, quindi puntare nuovamente nella prima, cacciate l'asola sull'uncinetto, nella seconda, asola sull'uncinetto, chiudetele insieme. Ok? Poi fate 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, provate poi insomma voi in base alla grandezza del bottone che avete, 5, 6 dipende, puntate nuovamente prendendo tutte e tre le maglie oppure semplicemente qui dove avete chiuse tutte e tre le maglie insieme e chiudete a maglia bassissima. In questo modo abbiamo realizzato sia, ammettiamo che ripeto questa sia lunga, sia la base per la collana dove andremo a mettere il nostro pendente, sia la chiusura, questa qui, come vedete, è molto piccola con queste catenelle che ho fatto, quindi fatela più grande. Al lato opposto, in questo punto, ci potete mettere un bottoncino piccolo di quelli dorati, di quello argentato, nero, come volete. E avete realizzato il cappietto per chiudere sul bottoncino, perché poi andate semplicemente ad abbottonare. Questo è veramente un piccolo esempio che io vi sto facendo, giusto per darvi, insomma, delle alternative. Ok, mie care,
Io attendo un altro pochettino per far asciugare per bene i componenti di questa realizzazione. Poi, per l'anello, il quarto pezzo, quindi dovrete realizzare tre orecchini. La parte dell'anello, come avete visto, io non l'ho indurita perché mi servirà morbida. E questo, una volta montata poi la collanina, vi faccio vedere come lo facciamo. Eccoci qua, mie care, i miei componenti di collane e orecchini si sono asciugati per bene. Come vedete, non sono duri, sono abbastanza morbidi, perché ripeto, non mi piace proprio avere quella sensazione di indossare qualcosa di molto pesante. Lo stesso, gli orecchini si possono tranquillamente piegare, si sono induriti per bene. Mi raccomando, non dimenticate di spennellare la parte del metallo con lo smalto trasparente, qualora insomma volete evitare quel prurito, qualcosa per qualcuno che è allergico, anche la parte sottostante, logicamente. Oppure potete usare delle monachelle di argento, ma se volete andare, diciamo, sull'economico, provate. Veramente molto efficace. Passateci lo smalto trasparente sopra, fate asciugare e avete risolto il problema. Allora, questi sono gli orecchini e mi piacciono veramente tanto, sono veramente molto molto carini. Allora, la parte della collana, come vado a metterla? Io ho deciso, come già avete visto nell'anteprima, di lasciarla semplice, quindi non ho fatto nessun tipo né con l'uncinetto né con le mani, la lascio veramente così com'è. Allora, la dobbiamo ora fissare logicamente sul cerchio. Potete fare delle catenelle partendo davanti e fissarle dietro per passare poi la nostra collana all'interno, oppure fate come vi ho indicato nell'esempio con la spighetta rumena. Potete fare anche il girocollo, diciamo, insomma, questa è una scelta vostra, oppure con un semplice laccio in caucciù, quindi veramente scegliete voi. Io vi faccio vedere alcune cosine che ho acquistato un po' di tempo fa. Allora, questi sono dei gancetti che servono proprio per mettere i nostri componenti. Quindi questo vanno applicati in questo modo, ma vi faccio vedere subito. Io ho disponibili questi colore argento e quest'altro tipo che è veramente molto molto piccolo. Guardate un po', che poi si va ad aprire qui e la parte superiore va messa nella catenina in questo modo. Io ho deciso di prendere questo qui. Eccolo qua. Poi avete anche l'alternativa degli anellini, che a me sinceramente non è che piace tanto, però è una questione di gusti. Questi classici anellini, questi sono in acciaio, questo invece è semplice metallo. Logicamente, poi, se decidete per questo, li dovrete allargare e mettere in questa maniera. Ma sinceramente, a me piace più questo, lo vedo più elegantino, più non lo so. Allora, come si applica? Se andiamo a prendere la nostra pinza, andiamo a fare questo movimento, portiamo verso dietro e puntiamo qui. Cercate comunque di prendere all'incirca la metà del lavoro, no? Così abbiamo un lavoro più bello, più pulito. Quindi cercate, comunque sapete che dove c'è la chiusura è sempre più difficile non mettere. Magari vi potete aiutare con una forbice o con un uncinetto. Vediamo se riesco così, altrimenti poi no. Allora, prendiamo la nostra forbicetta. Io ho sempre due paio di forbici, una appuntita e quella classica dove vado a tagliare. Quindi faccio semplicemente questo movimento e vado ad inserire il mio gancetto. Ecco qua, vedete? Si può chiudere anche con le mani, perché comunque è veramente molto morbido come materiale. E mi raccomando, se decidete anche di usare dei gancetti del genere, passateli con lo smalto trasparente. Comunque qui non sono proprio al centro, vabbè, poi andrò a sistemarlo dopo con calma. Allora, una volta fatta questo, basterà poi passare semplicemente in questo modo
Il nostro girocollo è pronto. Come vedete, è veramente un lavoro facilissimo. Vi potete sbizzarrire con i vari colori che voi preferite. Guardate quanto è carino, è veramente molto molto bello. Allora, io vi lascerò il link di tutti gli accessori, quindi dei gancetti, delle collanine, di questi occhielli piccolini, e così poi magari potete dare un'occhiata. Potete magari acquistarli qualora volete fare un regalo molto particolare. E vi garantisco che sarà veramente apprezzato perché il fatto a mano è unico, no? Ognuno lo realizza nei propri gusti. A scelta potete anche mettere delle perline qui al centro, delle perline giù, dei pendenti. Io lo lascerò semplice perché comunque ci sono tanti colori ed è già ricco di sé, quindi non vado a mettere nulla. Ora per il nostro anello, io ho fatto già la mattonella. Vi faccio vedere un pochettino, ho leggermente qui nell'orecchino ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 giri. Qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giri. Ho semplicemente aggiunto un giro in più e ho il giro in più è quello del giallo. Quindi dopo il dorato ho fatto un giro di giallo e poi nuovamente il nero. Infatti è l'unica differenza se notate bene. Allora, cosa facciamo con l'anello? Io ho deciso di piegarlo a fare una forma quadrata. Per l'applicazione dell'anello vi faccio vedere tre possibilità. Allora, possiamo acquistare queste basi per anello che sono molto carine, sinceramente. Queste poi si possono allargare in base alla misura, no, del proprio dito e sembreranno poi così. Logicamente qui ci metteremo la nostra decorazione. Mi raccomando, anche questo, se dovete, se siete allergici a qualsiasi tipo di materiale o non sapete a colei che andrete a regalarlo, se lo è, passate sempre con lo smalto. Vi lascerò il link anche di tutti questi accessori che vi sto facendo vedere, o componenti. Queste sono le classiche, quelle più economiche, diciamo, che l'ho allargate in questo modo. Mi raccomando, spennellate sempre. E troverete anche il link giù nelle box info. Io mi sono decisa per una cosa molto particolare. Voi vi direte: tu sei pazza? Beh, forse un pochettino sì. Allora, io ho deciso per questo. Che cos'è? È una semplice gomma, è una guarnizione. Guardate un po', si può applicare tranquillamente sul dito. E con questo siete sicuri che non dà fastidio a coloro che lo regalerete, insomma. Potete scegliere poi le varie misure, qui a me non va. Vi faccio vedere come sembrano. Io ho acquistato queste guarnizioni, sono a tantissime misure, quindi anche per i più piccini, magari se volete realizzare qualcosa, sono ideali. Vi lascerò anche di questo il link. Sono veramente tutti in gomma, sono molto carine. Poi queste gomme le possiamo usare comunque per altre cose, no? Sul mio canale troverete una cintura fatta con degli anellini in plastica, ma li potete fare anche in gomma. Magari vi allego anche il video di questa bellissima cinta, molto semplice da fare, ma vi garantisco molto elegante ed è un'idea regalo anche molto bella. Quindi vi lascerò il link di tutto quello che ho usato, sia dei filati che degli anelli, questo e quant'altro, tutto è giù nelle box info e anche il video della cintura che ho appena nominato, che è stata realizzata con gli anellini in plastico, oppure sapete le bottiglie sotto il tappo c'è quel cerchio rosa, bianco, dipende. Potete usare anche quello qualora volete comunque riciclare, no? Che è qualcosa anche di molto utile oggigiorno. Ok, mie care, proseguiamo con la realizzazione del nostro anello. Allora, io ho preso, diciamo, la piccola mattonella perché in realtà sono delle mattonelle. Mi raccomando, seguite il prossimo video che sarà veramente strepitoso e tratterà proprio questo tipo di lavorazione. Allora, cosa faccio con la mia mattonella? La prendo in questo modo, quindi vado e metto angolo con angolo e vado semplicemente a cucire. Questa è un'idea che mi è venuta mentre stavo lavorando, quindi sapete che mi piace condividere con voi, non le idee spontanee. Quindi dovete semplicemente cucire, non vi preoccupate tanto, questo sarà il lato che poi verrà al di sotto, no, dell'anello. Ora, cosa facciamo? Prendiamo e uniamo anche l'estremità opposta in questo modo.
lo potete cucire anche per lungo, insomma vi potete un pochettino sbizzarrire voi in base a come vi piace, potete farlo per lungo, potete farlo nel modo in cui lo sto facendo io, a triangolo, quindi provate un pochettino e cercate di capire qual è quello che più piace a voi. Ora dobbiamo cucire questo lato e questo lato, semplicemente in questa maniera. Mettiamo, sistemate lato con lato. E fate dei passaggi un po' da un lato, un po' dall'altro. Ripeto, non, io uso il filato nero perché comunque, essendo che nella lavorazione già c'è, quindi io ho preferito il nero. Anche perché si nasconde poi bene. Quindi facciamo questo da questo lato. Lo andiamo a ripetere anche nel lato opposto e anche dalla parte che rimane aperta, quindi quella sulla mia destra. Vedete? Quindi andiamo a fissare anche questo nello stesso modo. E in realtà poi potete lasciarlo anche così, cioè alla fine se a voi piace un anello bello, gigante, vistoso, potete anche lasciarlo in questo modo. Mentre io ho scelto di farlo quadrato, quindi ho cucito questo lato, cucirò anche questo, piegherò alla metà e andrò a rifinire anche questo lato. E poi avremo questo disegno che a me piace tantissimo. Quindi facciamo la cucitura di qua. Abbiamo appena fatto, faremo in questo da questo lato e poi andremo a fare l'ultimo che sarà questo. Poi ci rivediamo per applicarlo sulla base che nel mio caso sarà questa. L'andrò semplicemente a fissare in questo modo o in questo modo, è uguale e poi il gioco è fatto. Se invece voi volete applicare questa mattonella sulla base di un anello, basterà semplicemente mettere della colla a caldo oppure qualsiasi tipo di atta che voi avete anche per tessuto e quant'altro e poi lo andrete semplicemente a fissare in questo modo e come vedete la parte sottostante va a sparire, quindi avrete solamente la parte dell'anello. Quindi è veramente molto semplice, scegliete voi quale volete adottare, quale metodo volete adottare o quale materiale. E poi insomma andate a fissare. Io ripeto, sceglierò questo, quindi una volta che avrò cucito al centro passerò il filo in questo modo, quindi passerò sul cerchio e poi sotto sul cerchio e andrò a fissare questa lavorazione. Ok, termino e poi ci rivediamo. Allora, una cosa che mi è venuta in mente mentre cucivo quest'altro lato, se volete un lato piatto anziché fare come abbiamo fatto ora, basterà prendere semplicemente la maglia di un lato e la maglia di un altro lato, una solina, e cucite in questo modo. Quindi vi rimarrà il lavoro piatto. Ci picchia ogni tanto questa lingua proprio, non ne vuole sapere. Vedete, rimane un lavoro molto più piatto e più pulito. Quindi è un'alternativa nel modo di cucire il nostro lavoro. Sapete, mi piace molto man mano che faccio le cose condividerle con voi. Ok, io termino e poi ci rivediamo. Volevo solo farvi vedere la differenza. Questo che è piatto e questo è molto più rialzato. Allora, mie care, io ho terminato la mia cucitura. Ho già messo il filo all'interno per poter fissare la mia base. Una cosa che vi volevo dire, prima di fissare la base, cercate di capire il disegno nella direzione che volete. Quindi se noi mettiamo l'anello in questo modo, lo potete cucire così, oppure così, oppure così. Quindi magari prima di fissarlo, guardate, io sinceramente lo andrò a mettere in questo modo, perché anche se lo vado a girare, comunque sia, è diciamo come la direzione dell'orecchino, scusate, non mi veniva. Ma in realtà, se andiamo a vedere il disegno, dovrebbe essere indossato in questo modo, oppure in questo, ecco qua. Va bene? Quindi fate attenzione a questo perché cucendo, se invece lo andiamo a fissare in questo modo, le nostre frecce, chiamiamole in questo momento così, andrebbero sulla destra o sulla sinistra. Quindi
Fate attenzione magari a come andate a cucire, almeno questo è un mio pensiero. Allora, io ho già scelto la direzione del disegno di come lo voglio avere e faccio questo semplice movimento. Passo nel cerchio in questa guarnizione e punto nuovamente giù. Io sto alzando il cerchio in modo tale che voi riuscite a vedere. Punto giù, caccio l'ago. Un po' troppo, ok. E il primo passaggio di fissatura, vedete, è già fisso e faccio la stessa identica cosa nuovamente, quindi non è nulla di complicato, semplicemente punto l'ago, faccio passare dal lato opposto, tiro il filo, passo nuovamente nel cerchio. E così ripetiamo fino ad avere comunque una cucitura abbastanza resistente. Non vogliamo poi che man mano che andiamo ad usare l'accessorio che venga comunque a sfilarsi o a rompersi. E nel caso in cui userete questo gommino, questa guarnizione, se lo andate a fissare sulla base dell'anello, logicamente questo passaggio non verrà fatto. Allora, miei cari, io termino la cucitura di questo anello e poi ci rivediamo. Ed ecco qua, mie care, io ho terminato la cucitura, vedete? L'anello è molto leggero, anzi è leggerissimo, è di grande effetto perché comunque potete abbinarlo sull'elegante, sullo sportivo, sul casual, è veramente bello, a me è piaciuto tanto, spero che piaccia anche a voi. Mi raccomando, pollice in su se vi è piaciuto questo progetto, potete condividere, lasciate un bel like. Sapete che fa sempre piacere sapere se il video, se le creazioni sono piaciute o no, commenti e quant'altro. Non vi preoccupate perché come un po' di tempo io rispondo a tutti voi. E, che dirvi altro? Niente, io vi lascerò, ripeto, tutto il materiale elencato qui nella nostra creazione, vi lascerò il link giù nelle box info. Il prossimo progetto sarà veramente molto bello, molto facile da creare. Seguitemi, condividete con le vostre amiche. Vi ricordo che ho anche il canale su YouTube che parla di dolce cucina. In realtà c'è ancora poco perché mi devo un pochettino organizzare tra una cosa e l'altra, perché comunque questo è il mio lavoro principale, no? La cucina e i dolci sono più un hobby anziché il lavoro. Ok, mie care, mi raccomando, visitate il mio sito online di Filati, tantissime promozioni sono attive. In realtà ci sono sempre dei filati in offerta. Ci vediamo prestissimo, vi abbraccio e un bacione a tutti. A presto. Ciao.